A partire dalla metà del Settecento ebbe inizio una profonda trasformazione economica e sociale che prende il nome di rivoluzione industriale. Fa riferimento a profondi mutamenti strutturali dell'economia e della società, concentrati in un periodo. La rivoluzione industriale non ebbe inizio ispettivamente, ma fu preparata nei secoli precedenti da alcune lente trasformazioni che infine favorivano l'accelerazione del Settecento. Tra le trasformazioni riguardavano l'industria, la popolazione, l'agricoltura, il commercio, i trasporti, comunicazione e medicina. La rivoluzione è stata suddivisa in tre fasi distinte, appunto che si parla di tre rivoluzioni industriali, che coprono l'arco temporale fra metà Settecento e i giorni nostri. Abbiamo una prima rivoluzione industriale che va dal 1760 al 1840, che interessa l'Inghilterra, la Francia e gli Stati Uniti, caratterizzata dall'industria a vapore, l'industria tessile e siderurgica. Poi la seconda rivoluzione industriale, che va dal 1870 al 1914, che interessa Stati Uniti, Germania, Giappone e Italia. Le attività coinvolte furono l'industria chimica, elettrica, meccanica, acciaio, petrolio e il motore a scoppio. E infine abbiamo la terza rivoluzione industriale, che va dal 1946 in poi, che prese avvio dopo la seconda guerra mondiale. Riguardò prevalentemente i paesi che già si erano industrializzati e si svilupparono settori come l'energia nucleare, la chimica avanzata, l'informatica e l'elettronica. La rivoluzione industriale fu una rivoluzione europea. In Europa si verificarono le condizioni più favorevoli per lo sviluppo della scienza, della tecnica e dell'iniziativa economica, che possono essere riassunte in: prima abbiamo la visione del mondo degli europei, che avevano maturato una crescente fiducia nelle capacità dell'uomo. Poi la frammentazione politica europea, con stati grandi e piccoli, che in qualche modo favorì la competizione fra di loro. La riforma protestante, la partecipazione democratica dei cittadini al governo del paese, che consentiva quantomeno ai ceti borghesi di difendere e sostenere i propri interessi economici. L'affermazione di una maggiore uguaglianza degli individui, innanzitutto dinanzi alla legge, e la rivoluzione scientifica che permise lo sviluppo della tecnologia su cui si fondò la rivoluzione industriale. Gli economisti e gli storici hanno fatto spesso ricorso a schemi o modelli in grado di spiegare lo sviluppo economico nel tentativo di individuare meccanismi applicabili in linea generale. Secondo Rostow, la realizzazione dello sviluppo economico passa attraverso cinque fasi, che va dalla società tradizionale a quella dei consumi di massa. Una prima fase abbiamo la società tradizionale, dove prevale l'agricoltura. La produttività è bassa e tutti i settori, la popolazione stenta a crescere. La seconda fase, la società di transizione, è caratterizzata dall'incremento della produttività agricola che finalmente riesce a mettere a disposizione degli altri settori le risorse necessarie alla loro crescita. La società del decollo, che è il sistema economico, subisce profonde trasformazioni che in genere si concentrano in pochi decenni. La produzione e la produttività cresce sia in agricoltura che negli altri settori, i quali diventano particolarmente dinamici e contribuiscono all'accumulazione del capitale. Le innovazioni si fanno numerose, gli investimenti aumentano e le trasformazioni anche in quadro politico-istituzionale. Il decollo riguarda principalmente alcuni settori, chiamati leading sector, che trascinano lo sviluppo. Una quarta fase abbiamo società matura, è la società che ormai è decollata e vede continuamente aumentare la produttività, l'innovazione e le tecnologie, con una crescita regolare e continua. E infine abbiamo la società dei consumi di massa. In questo stadio si assiste a un forte aumento della domanda dei beni di consumo durevoli e di servizio, reso possibile grazie all'incremento del reddito pro capite. Una delle caratteristiche principali del mondo industrializzato fu la comparsa di crisi economiche, in genere crisi di sottoproduzione. Il mondo industrializzato invece presentò una nuova tipologia di crisi, le crisi di sovrapproduzione. Essa inizia con una fase favorevole, cioè un aumento della domanda, un rialzo dei prezzi che induce ad accrescere la produzione, facendo ricorso all'uso di macchine sempre più perfezionate e alle banche pronte a finanziare. Per conseguenza aumentano le vendite, aumentano anche i ricavi e i fattori di impiego della produzione. Ma è difficile stabilire fino a che punto spinge la produzione e si corre il rischio, come spesso è avvenuto, di produrre più di quanto si riesce a vendere. Sicché si determina una crisi di sovrapproduzione, dove le merci ne restano invendute, le imprese non possono impostare i prestiti, le banche possono fallire e gli operai perdono il lavoro. Le imprese sono costrette a riorganizzare la produzione per ridurre i costi. Lo studio delle crisi è perciò inquadrato in quello dei cicli economici, al quale si sono dedicati diversi economisti.
Abbiamo tre tipi di cicli, un ciclo breve dalla durata di 3-4 anni, un ciclo maggiore fino a 10 anni e un ciclo lungo che dura almeno 50 anni, intorno ai 50 anni. Le due fasi che compongono il ciclo lungo, secondo Kondratieff, vennero chiamate fase A, una fase di espansione, e fase B, la fase di depressione. La rivoluzione demografica ebbe inizio con un calo della mortalità dato dall'alimentazione che diventava più varia e abbondante. Ciò fu reso possibile grazie ai concimi e al trasporto degli alimenti in mercati lontani. Le condizioni igieniche che migliorarono con la costruzione di fognature e reti idriche. Si fece uso del sapone e l'utilizzo del cotone nei vestiti, un materiale che si può lavare spesso. La medicina con il vaccino e la costruzione delle prime catene mediche. La riduzione del tasso di mortalità, dato appunto dall'attuazione delle cose prima citate, e il tasso di natalità, che tuttavia rimase invariato, poiché il mantenimento dei figli in un periodo di poca produzione era costoso. Più che altro si facevano per assicurare un aiuto alle vecchiaie. La crescita della popolazione comportò un aumento della domanda con un rialzo dei prezzi. Soddisfare tutte quelle domande stava diventando un problema. In Inghilterra, perciò, si realizzò una rivoluzione agraria, ovvero un aumento della produttività agricola grazie ai concimi e alle tecniche di coltivazione. Il principale problema era ridare fertilità alla terra dopo le coltivazioni. Tale risultato fu reso possibile grazie al magese, ovvero il periodo di riposo. Poteva essere rotazione biennale con un anno di coltivazione e un anno di riposo, o rotazione triennale con 2 anni di coltivazione e uno di riposo. Ma il magese era uno spreco di terre, le terre che stavano a riposo. Ciò non era più possibile quando la popolazione stava crescendo. Perciò si ricorreva ai concimi. Il più utilizzato era il letame, dato dalla paglia più gli escrementi degli animali. Successivamente il magese fu eliminato con l'introduzione delle piante di foraggio, come il trifoglio o l'erba medica, che davano fertilità al suolo e ne miglioravano la produttività. L'altra rivoluzione che contribuì alla prima industrializzazione della Gran Bretagna fu quella dei trasporti. Essa in realtà fu più determinante a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, ovvero con la seconda rivoluzione industriale. Le strade inglesi erano considerate le peggiori d'Europa per il modo in cui erano costruite. Esse si deterioravano facilmente, tant'è che furono emanati dei provvedimenti per limitare il peso dei carri e il numero dei cavalli. Favorendo anche il sistema delle strade a pedaggio, dove la manutenzione delle strade veniva affidata a società private che percepivano un pedaggio, a differenza di come avveniva in precedentemente, che la manutenzione delle strade era affidata a degli utenti. Ma la vera rivoluzione nel settore stradale ebbe inizio soltanto quando due ingegneri ripresero i sistemi di costruzione dei romani, cominciando a realizzare strade più solide e compatte. Praticamente funzionava che su uno strato di pietre grosse si disponevano diverse strade di pietre più piccole, ricoperte con una o più gettite di pietrisco minuto, il tutto schiacciato in modo da formare una superficie liscia e dura. La carreggiata doveva essere leggermente arrotondata, detta a schiena d'asino, per assicurare il deflusso dell'acqua nelle cunette laterali. Per quanto riguarda i trasporti, via mare, la forma più economica era le navi, che consentivano di muovere una maggiore quantità di merci. Il viaggio però via mare era molto pericoloso, poiché era soggetto a tempeste e a pirati, che spesso attentavano alla vita dei marinai oppure al carico. Perciò i proprietari delle navi, per garantirsi da questi rischi, stipulavano delle polizze con numerose compagnie di assicurazione che stavano sorgendo. Si svilupparono anche i canali, ne furono costruiti di una lunghezza complessiva di un migliaio di chilometri. Quasi sempre collegavano due fiumi navigabili e perciò, anche se molto brevi, contribuivano ad ampliare la rete di comunicazione interna. L'Inghilterra possedeva un gran numero di fiumi, anche se non tutti erano navigabili, potevano diventarlo con delle piccole opere di sistemazione. I canali erano sorti specialmente per rifornire il carbone alle città, dove esso era utilizzato innanzitutto come combustibile per il riscaldamento, ma successivamente consentirono il trasporto di molte larghe merci voluminose. Gli ostacoli al commercio erano di diversa natura e contribuivano a determinare la ristrettezza dei mercati interni.
Vi erano barriere naturali difficili da rimuovere perché erano costituite da eccessive distanze o alte montagne, foreste, mari e fiumi. E poi abbiamo le barriere artificiali introdotte dagli uomini e perciò più semplici da eliminare. Erano costituiti principalmente dai numerosi dazi che bisognava pagare sulle merci importate e spesso anche su quelle inviate, oltre che alle numerose norme che ostacolavano la libera circolazione. Il mercantilismo è una dottrina economica introdotta da Adam Smith. Essa riteneva che la ricchezza di una nazione fosse assicurata dalla quantità di metalli preziosi, oro e argento da essa posseduti. La politica mercantilistica fu un insieme spesso eterogeneo di provvedimenti adottati dai vari stati, ognuno dei quali perseguiva un proprio disegno di potenza. Tutti però miravano a costruire abbondanti riserve d'oro e d'argento. I paesi europei, che in genere non possedevano grandi giacimenti di metalli preziosi su tutto il territorio, dovevano procurarsi in un altro modo, mediante la conquista di colonie provviste di tali metalli, oppure con il commercio, che doveva essere incoraggiato, in particolare quello estero. Perciò bisognava esportare più di quanto si importasse. Perciò bisognava avere una bilancia commerciale attiva. Ma se tutti gli stati si ponevano come obiettivo l'esportazione delle merci e la limitazione delle importazioni, non si comprendeva chi avrebbe dovuto acquistare le merci che tutti volevano esportare. La conseguenza era che il commercio internazionale diventava un ostacolo e non riusciva a svilupparsi. Gli stati attuarono la politica mercantilismo in vario modo, ma principalmente mediante una politica economica protezionista e nazionalistica, tesa a proteggerli e a far sviluppare le industrie nazionali. Ciò poteva avvenire con la produzione doganale e con le forme di sostegno di stretto alle manifatture. La produzione doganale garantiva le industrie nazionali della concorrenza estera, colpendo con dazi molto elevati le importazioni di beni che si potevano produrre in patria. Il sostegno diretto delle manifatture, invece, avveniva tramite premi alla produzione o all'esportazione, e se questi non risultavano sufficienti, con la concessione di privilegi come esenzioni fiscali, diretti di assumere liberamente la manodopera. L'organizzazione della produzione industriale si può ricondurre sostanzialmente a tre tipologie: l'artigianato, l'industria, a domicilio e l'industria capitalistica. L'artigianato, ovvero il master artigiano che lavorava nella sua bottega con l'aiuto di operai qualificati e apprendisti, assicurava la produzione di una grande varietà di beni. In genere, egli faceva parte di una corporazione. Le corporazioni raggruppavano sia maestri artigiani che apprendisti e lavoratori. Lo scopo principale delle corporazioni era l'organizzazione dell'attività produttiva per limitare la concorrenza e regolare una continuità e la stabilità del lavoro. Esse fissavano le tecniche di lavorazione per garantire la qualità del prodotto, decidevano la quantità da produrre, fissavano i prezzi minimi di vendita e i salari massimi dei dipendenti. Le corporazioni svolgevano anche funzioni di mutuo soccorso, per esempio accordavano aiuti finanziari agli associati, concedevano sussidi alle loro vettere e agli orfani. Bisognava ricordare che però non tutti gli artigiani facevano parte di una corporazione, molti di essi erano liberi artigiani autorizzati dalla pubblica autorità a esercitare la loro attività in piena autonomia al di fuori dell'ordinamento corporativo. Poi abbiamo l'industria a domicilio, era una forma di produzione che si stava sviluppando, specialmente nelle campagne, e sfuggeva al controllo delle corporazioni. Era impiegato nella figura di un mercante imprenditore provvisto di capitali che forniva ai lavoratori le materie prime da trasformare e in molti casi anche gli strumenti di lavoro. Il sistema dell'industria a domicilio consentì la diffusione delle industrie fuori città che diedero vita a una forma di organizzazione produttiva che prende il nome di protoindustria. Infine abbiamo l'industria capitalistica, che è la forma più moderna di produzione, caratterizzata dalla presenza di un imprenditore che organizza i fattori della produzione e investiva il capitale necessario. Questa è la tipologia di industria che abbiamo ad oggi. Sono queste le prime vere forme capitalistiche, perché concentrano gli operai in grandi stabilimenti attrezzati con numerosi macchinari, richiedevano l'impiego di un capitale molto spesso raccolto fra i soci e cercarono di vendere i loro prodotti. Alla fine del sistema di fabbrica prevalse sul lavoro al domicilio e sull'artigianato, che comunque continuarono ad avere un posto nell'attività produttiva.
Nella prima rivoluzione industriale, le industrie che la caratterizzano sono l'industria a vapore, l'industria del ferro e l'industria del cotone. L'industria del cotone, con numerose invenzioni come la navetta volante, lo spinning jenny, il water frame, le mule jenny e il telaio meccanico a vapore. Mentre per l'industria del ferro, dove nel 700 per la fusione si usava il carbone di legno, che però era insufficiente visto che la Gran Bretagna era un paese poco boscoso. Quindi utilizzavano il carbon fossile, un minerale abbondante ma da una ghisa fragile. Fu necessario aspettare l'inumazione del pudellaggio, un sistema di decarburazione mediante il quale la ghisa veniva fusa in un forno a riverbero e agitata con lunghi aste per liberarla dal carbone in eccedenza, ottenendo ferro e acciaio. La prima rivoluzione industriale, anche se porta parecchi benefici, ne seguono anche un paio di problemi, come il sistema monetario, il lavoro e il problema degli sbocchi. Le monete nel 1750 in circolazione erano oro e argento per i pagamenti più grossi e rame per i pagamenti più piccoli. Il valore della moneta era definito dalla quantità di metallo prezioso che essa conteneva. I sistemi monetari più diffusi erano il monometallismo argento con la base argento, il monometallismo aureo alla base oro e il bimetallismo, metà oro e metà argento. Il metallo prezioso assunto alla base si chiamava tallone, che possedeva il libero conio, ovvero la possibilità concessa ai privati di consegnare il metallo prezioso alla zecca, ottenendo in cambio l'equivalente in monete, e il potere liberatorio illimitato, ovvero la possibilità di usare la moneta per tutti i pagamenti. Con il tempo le monete oro e argento cominciavano a scarseggiare per l'aumento di traffici. Fu necessario introdurre una nuova moneta, quella cartacea, introdotta da alcune banche di emissione. Essa però non disponeva di quantità sufficienti di monete, quindi pensarono di consegnare le banconote con la promessa di cambiarle in moneta quando si richiedeva. Per assicurare il cambio, le banche dovevano avere una quantità di riserva di monete, che però non era pari al valore delle monete. In genere, le banconote circolavano prima a corso fiduciario, cioè non erano obbligati ad accettare la banconota, e se lo facevano è perché riponevano fiducia nella banca. Successivamente a corso legale, che potevano essere utilizzati per tutti i pagamenti, e infine a corso forzoso, senza possibilità di essere cambiati in monete. A questo punto bisognava decidere la quantità di banconota da emettere, visto che potevano essere stampate illimitatamente, a differenza delle monete che dipendevano dalla quantità di metallo prezioso, il metallo disponibile. A ciò provvide una legge bancaria, che decise la quantità emessa e la riserva. La legge vedeva anche la costituzione di nuove banche di emissione e stabiliva se quelle che c'erano si rifiutavano di stampare avrebbero perso il loro diritto per sempre a favore della Banca d'Inghilterra, che piano piano divenne l'unica banca di emissione. Le sue banconote erano sicure e il cambio era garantito in moneta per la riserva imposta dalla legge. La sterlina stava diventando piano piano la moneta dei pagamenti internazionali. Il lavoro, invece, nella società preindustriale vigeva l'idea di una società protetta, cioè il lavoro e la produzione dovevano essere regolati dalle corporazioni. I lavoratori erano regolati da artigiani, lavoratori a domicilio e contadini. I primi due opposero resistenza perché non volevano stare alle condizioni della vita in fabbrica, invece i contadini accettarono il lavoro, poiché il lavoro nei campi non bastava. Nelle fabbriche tessile lavoravano principalmente donne e bambini. I bambini orfani venivano presi a carico dagli imprenditori, che li mantenevano e li istruivano nel lavoro, e spesso venivano trattati come schiavi, lavorando in pessime condizioni igieniche con 16 ore di lavoro al giorno. Successivamente lo Stato intervenne, diminuendo le ore a 9 ore, e verso la metà del secolo si fissò 10 ore lavorativi per donne e bambine dai 13 ai 18 anni. Gli operai specializzati iniziarono presto a riunirsi in unioni di mestiere, non tanto per difendere i loro diritti, ma per difendere i privilegi che avevano, ostacolando l'entrata di altri lavoratori nella categoria. Anche i lavoratori generici iniziarono a riunirsi in associazioni, solo che spesso sfociavano in tumulti. Il tumulto più famoso fu quello lullista, che si opponeva all'introduzione delle macchine, causa della disoccupazione. Ned Ludd, infatti da dove prende il nome luddista, aveva distrutto un telaio da lavoro per protesta. Il luddismo si sviluppò in contemporanea delle Commission Act, delle leggi che vietavano l'associazione dei lavoratori. Il
Gli imprenditori, invece, essendo pochi, riuscivano ugualmente a riunirsi di nascosto. Il libero scambio. Nel 1793, in Gran Bretagna, iniziò un lungo periodo di guerra durato 22 anni. Al termine del conflitto, nel 1815, si esaurì anche la fase positiva del ciclo Kondratiev. Quindi si entra nella fase negativa del ciclo, con una diminuzione di prezzi, salari e profitti. Parecchie industrie chiusero e la disoccupazione aumentò. Tuttavia l'economia britannica continuò a crescere grazie al commercio estero che consentì di smaltire la produzione. In quasi tutti gli stati vigevano da tempo le Corn Laws, ovvero le leggi sul grano, che regolavano importazioni ed esportazioni. In seguito al crollo dei prezzi agricoli si decise di adottare una scala mobile, ovvero un sistema di dazi variabili. Quando il prezzo del grano aumenta per il poco raccolto, il dazio era basso, e quando il prezzo del grano diminuiva per abbondanti raccolti, il dazio saliva. In tal modo si cercava di mantenere stabili i profitti. Alla fine del 1830, una serie di cattivi raccolti fece alzare una protesta con industriali e operai contro i proprietari terrieri, contro le leggi sul grano. Infatti, venne anche fondata una Lega contro le leggi sul grano, dove nel 1846 vennero abolite le leggi sul grano e qualche anno dopo, nel 1849, vennero revocati gli atti di navigazione. Fu così che nasce il libero scambio. I paesi industrializzati mostravano ai paesi rimasti indietro il loro futuro. L'Inghilterra aveva ormai raggiunto la maturità ed era vista come il paese da imitare. Lo sviluppo inglese fu lento e graduale e spontaneo. Esso era visto come il first comer, ovvero il paese decollato per prima. Perciò poté godere di alcuni vantaggi, come la mancanza di concorrenza, ma anche degli svantaggi, ovvero dover affrontare per primo dei problemi mai visti, come la crisi di sovrapproduzione. I paesi ritardatari, invece, potranno godere dei vantaggi dell'arretratezza, come utilizzare i processi della Gran Bretagna, e lo svantaggio, invece, era la difficoltà di agganciare i paesi leader. Se in Inghilterra c'erano dei prerequisiti dello sviluppo economico, i paesi che erano privi dovettero ricorrere ai fattori sostitutivi, capaci di svolgere le stesse funzioni dei prerequisiti. I principali fattori sostitutivi furono lo Stato e le banche che sostennero l'iniziativa privata. I paesi secondi furono Francia e Stati Uniti. Il modello francese di industrializzazione fu molto meno evidente rispetto a quello inglese. La Francia era caratterizzata da una crescita lenta, permanenza agricola e prevalenza di piccole e medie imprese e una maggiore presenza dello Stato. La Francia aveva una popolazione più che tripla rispetto a quella britannica, un mercato interno e un'agricoltura fiorente. Aveva tutte le caratteristiche per potersi sviluppare insieme alla Stati Uniti. Ma le ragioni per le quali la Francia rimase indietro sono numerose e si possono riassumere in fattori sfavorevoli. Un lungo periodo di guerra, durato 22 anni, una crescita demografica lenta, con una popolazione principalmente vecchia e l'insufficienza di risorse naturali, in particolare di carbonio e minerali di ferro. Mentre i fattori favorevoli furono la Rivoluzione francese, l'insegnamento e la ricerca, con le prime costruzioni di scuole superiori, e l'opera dei Sanzoniani. La Rivoluzione francese contribuì al consolidamento della piccola proprietà contadina, che caratterizzava l'economia della Francia. Il contadino era uno stimato conservatore dedito al risparmio e se aveva capitali li impiegava nell'acquisto di nuove terre. L'industria fu caratterizzata da piccole e medie imprese tessili e siderurgiche, che erano anche le industrie traenti. Erano sicuramente più arretrate, perciò si servivano delle tecniche importate dalla Gran Bretagna. Ma i francesi si approdarono un loro contributo inventando il meccanismo Jacquard. Si tratta di un dispositivo applicato al telaio che consente di realizzare disegni sulla stoffa mediante l'uso di cartoni perforati. Il sistema dei trasporti, basato principalmente sulle ferrovie e sulla rete stradale. Le strade, così come in Inghilterra, fu introdotto il sistema delle strade a pedaggio.
Un altro paese secondo sono gli Stati Uniti. Lo sviluppo degli Stati Uniti fu rapido e spettacolare. Gli Stati Uniti erano un paese spopolato, ricco di risorse con un'elevata produttività e un grande mercato interno. Il divorzio degli Stati Uniti fu fra il 1840 e il 1860 ed era il secondo paese più industrializzato. Era un paese libero e nuovo, ricco di risorse che bisognava popolare, colonizzare e industrializzare. Il popolamento fu rapido, con 31 milioni, inoltre la popolazione era giovane ed era anche più istruita, con l'insegnamento che era obbligatorio e gratuito. L'industrializzazione fu caratterizzata dal mercato interno, con la costruzione di strade, canali e soprattutto ferrovie, che collegavano un vasto paese. Il macchinismo, con numerose invenzioni come il telegrafo, la macchina da cucire, è il sistema americano di produzione con la catena di montaggio e prezzi intercambiabili, in modo che se si rompeva un pezzo non era necessario buttare tutte le cose, ma bisognava cambiare quel pezzo. È la divisione del lavoro. La seconda rivoluzione industriale va dal